Ben ritrovati amici avventurieri, eccoci qua di nuovo insieme, io sono Millo e benvenuti su Millo Cloud Gaming. Come state? Spero bene, oggi andiamo avanti con Dishonored sui nuovi server 4K di Boosteroid. Giocone che mi ha preso tantissimo e che vorrei avere più tempo per ovviamente giocarlo insieme a voi. E niente Andiamo avanti. Dunque, abbiamo fatto un po' di video su, Boosteroid per i vari server. Ci sono state tante domande, qualcuna siamo riusciti a risponderla. Ho contattato anche su Discord la chat lì dei partner, insomma ben sapete. Quindi niente, vediamo un po'. Per ora pare che vanno bene, spero di aver tolto qualche dubbio. E spero che possiamo scoprire sempre nuove cose insieme. Intanto però andiamo avanti, spero che tutto vada bene. Non so, ci sono sempre problemi ultimamente quando registro, ragazzi. So, secondo me il mio computer comincia a perdere colpi. Comunque, dove stavo? Fuori dalla casa, qui dalla casa e l'ufficio di laboratori di Galvani. E stiamo seguendo una missione secondaria e ora a quanto pare ci riporta esattamente nella distilleria che noi avevamo già esplorato, ma valla sapere che poi erano correlate alcune missioni. Che ne possiamo sapere? Noi stiamo giocando completamente in blind. Però magari la cosa buona è che qui già ce la siamo esplorata e quindi forse non dobbiamo rifare tutto. I think. Infatti, good to know, come si suol dire, questo accento inglese meraviglioso. Lasciamo stare i topastri che sono veramente cattivi. Qui ci possiamo arrampicare. E calla. Perché? Forse devo saltare un po' prima, perché se no sbatte la testa. Dove sei, Katina? Appunto. E qui? E qui? No, è giù sotto. Allora, di qua. Qua, se non sbaglio, si passava e poi si veniva di qua. Esatto. Ah, è la distilleria. Avvelina le... Così ci sbarazziamo dei cosi, è vero, della banda. Il distillatore è infetto. Che dobbiamo fare? Leggiamo. Fai visita a nonna Cencia per avere il tuo regalo. Nice. Easy peasy proprio. E andiamo. Cos'era? Ah no, la lanta del... E ci dà la runa nonna Cencia. Oggi c'ho problemi. Che sta succedendo? Scatta un pochino, vedete? Ma deve essere il gioco qui, guarda lì. Usciva da qualche parte, se non ricordo male. E qui c'è qualcosa, prendiamolo. Ok, andiamo. Vabbè, e noi non potevamo sapere che qui poi ci dovevamo venire, raga. No, voglio dire, fortunatamente non c'è respawn e quindi non dobbiamo rifare tutto. Meno male. Vedete il caricamento istantaneo, adoro. Grande Boosteroid. E qui c'è nonna Cencia, proprio a due passi. Thank you.
Sapevo che non mi avresti delusa. Certo. Ora posso passeggiare tranquillamente sul litorale. Non ho dimenticato il tuo regalino. È al piano di sopra, tesoro. Tesoro. No, grazie, nonnina. Ora. L'abbiamo licenziata perché continuava a mettere il cracker sulla sinistra del bastone. Voilà. Voilà. Nuovi poteri. Allora, vediamo un po'. Questi però non li ottengo. Come mai? Ah, perché alcuni hanno un costo. Ok. Accumula adrenalina, dopodiché esegue colpi letali nel corpo a corpo. Altezza dei salti aumentata. Danni da caduta ridotti. Vogliamo metterci da parte, che magari prendiamo qualcos'altro qua. So. Però questo è utile. Questo mettiamo. Ok. Allora, andiamo. Mo dobbiamo superare. Infatti avete visto, è atterrato proprio in maniera molto morbida. Allora, a me a volte se me ne va a scatti, c'ho questo terrore. Ora dobbiamo superare l'altro muro di luce e sappiamo che di qua possiamo passare. Però non di là, ma di qua. Facciamo che salviamo? Ok. Eccolo lì. Però qua c'è questo muro di luce. Oh mamma mia. Come lo superiamo sto muro di luce? Come suona l'allarme? No, non la posso manomettere. Ah, che devo fa? Quindi ora non suona l'allarme? Salviamo, va, salviamo, salviamo. E vediamo che succede. Easy. Easy. E abbiamo preso tutto, raga. Ma che bravi. Ok, allora. Vai. Chissà cosa ci attende. L'altro sacerdote Campbell. È quella la nostra missione. Ok. Lì c'è una runa. Leggiamo. Leggiamo. Allora, Campbell progetta di avvelenare il capitano delle guardie Kurnov, un sacerdote di basso rango. È stato corrotto perché mette del veleno nelle bevande che verranno dopo l'incontro. Contaminando il tiratore di elisir della banda di Bottle Street. Quindi abbiamo fatto bene a farla.
con le viscere di ratto della peste. Chiunque lo beva sarà infetto dal morbo, inclusi i membri della banda di Battle Street. E chiunque abbia comprato il loro elisir. Ah, vabbè, questo lo sapevamo. Ok, vabbè, niente. Scusa, che. Inditi della missione, sì, appunto. Dio, che roba è qui. Salve, Matthew. Ho sentito dire che la pelle inizia a venir via il secondo giorno. Dico bene? Oppure ti infastidisce di più il prurito? O i ratti? È Jasper, vero? Corvo, sono io, il sacerdote Martin. Ah, lui è l'aiuto. Corvo, sapevo che ce l'avresti fatta. L'avevo detto all'ammiraglio. Che sollievo vedere la tua maschera. So chi sei e cosa sei venuto a fare. Posso aiutarti? Liberami e ti offrirò un boccale di birra. Solo? Te ne offrirò 100. L'alto sacerdote Campbell tiene sempre con sé il suo libro nero. Ho una pessima circolazione e ho dimenticato i guanti. Ti sarei grato se potessi liberarmi o almeno andassi a cercare un po' di legna per il fuoco. È bello essere di nuovo in piedi. Grazie, Corvo. Prego. Ciò per cui sei qui stasera è della massima importanza. Dobbiamo trovare Emily, quindi uccidi Campbell e fallo in fretta. Quando sarà morto, fruga il suo cadavere e cerca il famoso diario nero. Poi vattene. È con un capitano delle guardie, Carnau. Secondo i miei informatori, sta cercando di avvelenarlo. Usa queste informazioni a tuo vantaggio. Oh, interessante. Beh, mi pare che qui io abbia finito, quindi me ne torno al Long Pits Pub. Ciao. Incontrerò il barcaiolo Samuel e gli dirò di cercarti al cortile posteriore, proprio dietro l'ufficio dell'alto sacerdote. Che tutti gli spiriti ti guidino e che il nemico cada senza causarti alcun danno. Grazie. Trova Campbell e con noi nella sala di riunione dell'alto sacerdote. Prendi il diario, ok. Sacerdoti trovano sempre una colpa. Leggendo qualcosa in archivio sulla marchiatura dell'eretico. Sembra doloroso. Hai assistito al rituale? Non ho mai visto una marchiatura dell'eretico. Leggiamo. Esiste un modo per comunicare i sacerdoti, anche l'alto sacerdote stesso. Le istruzioni sono scritte in un libro che si trova nell'archivio. Cioè? No, è un evento molto raro. Ma ho spiato il volto di un marchiato. Un ex membro dell'ordine, ovviamente. Durante una ritirata abbiamo attraversato una città di pescatori e l'ho visto implorare. Che cosa aveva fatto? Chi può dirlo? Il marchio è riservato a un sacerdote o persino a un altro sacerdote che violi i nostri codici e debba essere bandito per sempre. Tieni bene a mente le 7 costrizioni. Non dovrai mai preoccupartene. Lo farò, fratello. Portiamolo via. Non sbaglio. Mm.
Dove stanno ora? Ok. Ciao Chicco. No, andate via. Pastroni brutti. Ah, questo non lo sapevo, ok. Buona sapersi. Vogliamo salvare? Va che abbiamo fatto un po' di roba. Sai com'è? Salire, raga. Forse dietro? Forse lì? Qui c'è qualcosa. Ok, apriamo qui, forse si apre il cancello. Eh? Ah! Qualcuno venga qui! Muori! Ah! Oddio! È troppo cattivo. L'importante è avercela fatta. Possibile che peggiori. Sì, certo. Qualcuno? Ok, di là. Wayland, il capitano Corneau e la sua scorta arriveranno qui nel pomeriggio. Assicurati che attraversino il posto di blocco senza incidenti. Voglio che sia di buon umore quando berremo insieme nella sala riunioni. Inoltre, sii pronto a difendere il posto di blocco dall'interno, nel caso i negoziati vadano per il verso sbagliato. Non che me l'aspetti, sia chiaro, ciò nonostante, i tuoi sacerdoti dovranno essere preparati, nel caso Corneau e i suoi uomini decidano di confermare la reputazione della milizia. Alto sacerdote Campbell. Non capito, ma non vuole allenarlo? Qui siamo piani, raga. Allora, ci sono molti tragitti in una missione: strade aperte, vicoli, finestre, tunnel, dei ratti, tetti di corsa e tetti e corsi d'acqua. Prova diverse strade per raggiungere i tuoi obiettivi. Vabbè, questo l'abbiamo già capito. Oh, però io vorrei capire dove stanno le rune, raga. Una sta là. C'è un cadavere qua. Ora sei mio. Mi servono rinforzi. Dove sono andati, sacerdote? Perlustrano le acque basse con i loro cani. L'abbiamo lasciato scappare! Ma no, santa miseria! Pensavo di aver messo... Vabbè, niente, raga. Scusate. Piccolo stronzetto. Ok. Allora, zitti che devo trovare le rune. Questa qui mi sembra la strada più complicata.
ti stai incastrando. Che succede laggiù? Aiuto, assassino! Prego! Stai per la maledizione, dove è andato? Qualcuno venga qui! Ok. Ok. Mazza se ci vedono! No. 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 Sbagliato, raga. Ecco, è mia sorella. Non è una strega, ve lo giuro. Fuori dai piedi. Ti aspetti un trattamento di favore solo perché è tua sorella, eh? Deve Brochester. Ma che diavolo! Forza. Bertolt. No, non morire. Ti prego. Ho fatto fuori pure il fratello. Ok, qua mi sa ho fatto danni, raga. E dai, torniamo indietro, torniamo indietro. Qua mi sa che ho fatto proprio danni. Forse non devo far fuori l'altro. Mannaggia. Ci dava la divisa, forse. Vuoi vedere? Che faccio? Ricarico? Proviamo a ricaricare, raga. Vediamo. Solo per curiosità, eh. Salvataggio automatico. Andiamo qui. Vediamo se questo è già oltre la porta. Prego, ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Strega, ve lo giuro. Fuori dai piedi. Ti aspetti un trattamento di favore solo perché è tua sorella. Deve bruciare. Pare come tutte le streghe. Sei spuntato fuori dal nulla. Se non fosse stato per te saremmo morti. Ti saremo sempre debitori. Raga. So come ringraziarti. Porterò al sicuro mia sorella, ma prima credo di sapere come ringraziarti. Nel dormitorio c'è una cassaforte. La combinazione è 203. Prendi ciò che vuoi e buona fortuna. Grazie, grazie. E allora avete visto, abbiamo fatto bene. 203, me lo ricorderò. Ah, c'è scritto. Oh, vorrei capire qui che c'è da prendere, raga. C'è una runa qui? Ah, ma guardate. E dove sto? Mi sembra familiare sto posto. No, Vabbè, ho capito, questa è una missione che dobbiamo fare con calma, raga, perché c'è da esplorare, fare, dire. Però un tizio. L'avevo visto qui o mi sbaglio? Eccolo. Mannaggia, dall'altro lato. Allora vediamo prima di qua che ci sta, raga.
abbastanza complicato. Le strade sono abbastanza complicate. È vero che ce ne sono tante, però. Elenco dei prescelti. Vabbè, non ci interessa questo. Racconti per bambini. Manco questo ci interessa. No, sono letture che... Tipo qui possiamo interrompere qualcosa? No, quindi che ci siamo venuti a fare? Ah, per la chiave. Giusto. Per la chiave, raga. Che sarà questa, suppongo. Qui pure ci si può arrampicare, vedete? Ah, ai. Stanno i cagnacci ora. Io mi sono pure avvicinato tutto splendido, mannaggia. Pensavo di fare in tempo a bloccare il cane. Ho capito, ma dove sta? Come si passa di là? Che diavolo è stato? Facciamo che ci curiamo e salviamo la partita, va. Qua ci dovrebbe stare lo slot. Ah, è la trappola, santa miseriaccia. Allora, il coso deve essere giù. Beh, ci tocca esplorare. Ah, mannaggia. Non si è aggrappato. Salta. Cosa fai? La questione dell'amuleto addosso, estratto di un rapporto dell'ufficio per l'alto sacerdote dell'alto sacerdote Gerard. Mi è stato chiesto se non dovremmo se non dovremmo tollerare il possesso di semplici amuleti, non dico niente, di semplici amuleti addosso da parte della popolazione, dato che si tratta di un culto di poca importanza diffuso nelle isole e non terribile come la creazione e la brama di rune occulte più complesse. Una domanda insidiosa. Tale ridicola destinazione indebolisce la nostra missione, mentre il fetore dell'esterno ci circonda. Forse, come affermano alcuni, i nostri progenitori tolleravano queste pratiche efferate nel periodo precedente la nascita del nostro impero moderno, allo scopo di alleviare le esistenze delle classi più umili mentre lastricavano la via per la civilizzazione. Ciononostante, non è un motivo sufficiente per condannare la stregoneria nella nostra luminosa era industriale. Io stesso ho presieduto al giudizio di molti eretici e giuro che nel loro occhi, mentre la santità del dolore li privava della vita, ho visto la gratitudine per essere stati liberati.
No, cazzarola. Ah, scusate, ok. Colpo di fortuna. Molto raramente una pozione ripristinerà tutto il mana. Che ci devo fare? Trevor, ci servirà un'altra consegna di strumenti per distruggere quei maledetti amuleti d'osso. Lo scorso mese ne abbiamo eliminati più di 10, ma ne stanno arrivando altri incredibilmente resistenti da tutta Crystal. E lì c'è qualcos'altro. È un borsello. Bene. Abbiamo preso tutto, raga. Almeno qui dentro. Perché fa così? Dai, perché fai così? Mannaggia! Porca miseria! Mannaggia, raga, come è fatto male sto gioco delle catene? Non sopporto. Ok. Ok. Oddio, ho detto forse vedete che mo devo fare tipo Tarzan. Salviamo, vai. Sono un po' un... Non avevo nulla per questo pastri, mannaggia. C'è una runa. Scusate. Allora. Aia. No, no. No, dai, però, mannaggia, che errore. Sì, vabbè, guarda lì che roba. Come ho sbagliato? Questi qua si ricarico. Vabbè, tanto ho fatto fuori tutti. Meno male, i dardi, va. Dardi. E chi ti vuole ringraziare, raga? Il Metafisica Mysterium, estratto da un'opera a lungo bandita sui riti sovrannaturali. Si dice che dovremmo sporcarci le mani combattendo contro le forze dell'oblio. I miei confratelli hanno bollato i miei studi come eretici, ma la ricompensa che ho ottenuto è stata inestimabile. Ho imbrigliato le stesse energie utilizzate dall'esterno e dai suoi maledetti seguaci, evitando di esserne contaminato. In questo testo indicherò un duplice metodo: siccome i poteri corrotti dell'esterno utilizzano come condotto le carni dei vivi, possiamo evitare la contaminazione usando la carne degli altri. Contenimento: tramite canali e barriere possiamo concentrare le energie dell'oblio in una forma pura, schermandole dalle prospettive perverse dell'esterno. Ecco la runa. Sacerdote Humphrey,
Ti ho lasciato una copia della musica antica, così potrai familiarizzare con i principi che ho applicato all'ultimo modello del dispositivo di Holger, o come lo chiamano gli uomini, carry-on. Come saprai, produce armonie che rendono inerti le energie eretiche e o magie. Ah, contrabilanciandole con principi matematici. Leggi il volume e renditi utile, recuperando alcuni soggetti su cui fare delle prove. La città è soffocata da corruzione e superstizioni, quindi sono sicuro che non dovrei cercare troppo lontano. Firmato Alto Artificiere Bartolomeo. La bellezza matematica della musica. Bartolomeo. Ho visto le imbracature che stai progettando nel tuo laboratorio. Se hai intenzione di legare degli esplosivi addosso ai miei preziosissimi cani per farli diventare delle bombe viventi, puoi anche cancellarmi dal tuo piano. Sono l'addestratore, senza di me non eseguiranno mai i tuoi ordini. Oh. Troppe volte l'abbiamo visto all'opera contro le pratiche proibite per poterlo legare. Ma la domanda che nessuno vuole porre è: l'incantesimo è veramente magia nera? Questo ci serve. Ma cosa c'è all'interno? Ah, aspetta, ho capito questo. Allora, ti occuperesti di montare questa manovella nel piccolo dispositivo vicino ai moli di carico? Gli uomini si lamentano da mesi ormai, come se ci fosse qualcosa di valore dall'altra parte della porta. Continua a risolvermi seccature come questa e forse potrei metterti a mestiere. Ok. Vero, non mi fa utilizzare. Wow. Attenzione, c'è qualcuno che si aggira nell'ombra. Erano stati avvisati. Non possiamo mettere in dubbio l'efficacia del dispositivo di Holger. Nella bellezza matematica della musica. Troppe volte l'abbiamo visto all'opera contro le pratiche proibite per poterlo negare. Ma la domanda che nessuno vuole porre è: l'incantesimo è veramente magia nera? Le scatole sono preziosissime, ma cosa c'è all'interno? Allora, raga, io direi a questo punto di fermarci qua, altrimenti il video viene troppo lungo. L'allarme è cessato e con calma. Sappiamo che sei qui. Ora sei mio. Maledetta cagnaccio. A chiunque lo uccida. Ok. Via tutti. Mazza, gli ho lanciato la granata proprio addosso, non è successo niente, come mai? Però qui non dovrebbe esserci quella cosa della manovella. Non parlava di Molly? Non lo so. Diamo uno sguardo al volo. Eccola qua. Nel laboratorio ho costruito una nuova manovella per questa porta. Ok, quando andremo là finalmente scopriremo cosa ha gustato questo deposito di rifornimenti. Allora facciamo una cosa. Andiamo a prenderla. Era esattamente quello che non volevo lasciare in sospeso. Andiamo pure a vedere là, cioè la prossima volta.
Ai. Da, ma santa miseriaccia. Dio santo. Allora quanto mi danno fastidio queste cose, non potete capire. Allora, interesting. Quindi si esce pure di fuori. Allora facciamo una cosa, siamo buoni. Richiamo delle sfere, volume 1. Il mio stomaco era in subbuglio mentre il ruggito dei motori del vecchio vascello si faceva più forte. Era una creazione di Orcado, terzo prefetto dell'Accademia di Filosofia Naturale. Ogni più piccola ondulazione del piccolo scafo si esaltava. Orcado tirò una leva e fummo circondati da una vasta coltre di fumo. L'odore di olio di balena bruciato divenne insopportabile mentre il macchinario prendeva quota. Avevo troppa paura per guardare al di là del vetro che all'improvviso non mi sembrava più abbastanza spesso, come se mi avesse letto nel pensiero. Il sacerdote Brin guardò e sorrise. Recita una parte della litania, figliolo. Proteggerai il tuo cuore dalla turpitudine dell'oblio, mentre ci dirigiamo verso le sfere esterne. Che roba sarebbe? Oh, bere dei rubinetti ripristina una piccola quantità di mana. Giorno 15 del mese delle gname. Ho rubato uno degli amuleti che stavano distruggendo nel magazzino A. Li distruggevano. I miei fratelli non hanno idea della bellezza e del potere di questi oggetti. Qui non mi troveranno. Non ci viene nessuno, mai nessuno. Se muro la porta, nessuno mi troverà mai e questo posto sarà tutto mio. Ok, poveraccio, invece si è schiattato. Ah, avete murato la porta qui. Ok. Però non si passa ora di qua, se vorresti andare a vedere che ci sta. Allora forse dobbiamo salire su. Ah sì. Non cadere. Ah no. Allora no, tutto qui abbiamo fatto. Ok, bene. Allora, vediamo il cuore un attimino. Yes, abbiamo preso tutto, ragazzi. Oh, bene bene. Allora, salviamo la partita. E la prossima volta continuiamo, o meglio andiamo prima a vedere un attimino di là che ci hanno lasciati, ma tanto penso che ci sbucheremo di là. Quindi ci fermiamo qui. Grazie, 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 grazie. Alla fine ci siamo dilungati. Mannaggia la miseria. Perché è troppo bello, però raga non faccio il video tutti i giorni, quindi magari un pochino più lunghetto ci sta, dai. Va bene, grazie. Dunque, noi ci vediamo nei prossimi video, ovviamente. Però, come al solito, vi invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e chiaramente accendete la campanellina per restare sempre notificati. Ci conto tantissimo. Ciao, ciao, ciao.